Stai andando via? Sì, oggi abbiamo l'atto, quindi abbiamo preparato le cartelline e andiamo a far acquistare casa a Giorgia oggi. Giorgia, sei emozionata da questo acquisto? Sì. Distratta, ti sta distraendo? Un po'. Che dicono la mamma e il papà di questo evento? Sono emozionati per la figlia? Più che altro soddisfatti. Come? Soddisfatti. Soddisfatti? Perfetto. Una sola abilità. Lo potete mettere cosa? Ecco, quindi adesso c'è la consegna delle chiavi. Perfetto, ecco, nuova proprietaria. Allora, abbiamo appena firmato l'atto. Giorgia ha firmato l'atto, giusto? E come sei adesso, Giorgia? Prima eri emozionata, adesso? Peggio. È stata una bella sensazione. Dai, mamma e papà che dicono? Io niente. Ti astieni? Sì, sì. Facciamo parlare papà. Ah, che lui è quello che non parla mai. Non parla mai? Allora gli faccio io le domande. Al papà, alla mamma, a Giorgia. Bene, avete comprato casa. Hai comprato la tua prima casa. E l'hai vista dove? Come hai fatto? Come l'hai trovata sta casa? Casa.it, ma l'ha trovata lui però. Quindi il papà è un ricercatore. Bene, dopodiché avete fissato l'appuntamento e l'avete vista. Eh sì. Io ti ho detto, chiama l'agenzia e fatti due domande. Bene. E quindi dopo chi vi ha assistito per l'acquisto? Tu. Quindi siamo venuti, abbiamo visto, vi è piaciuto, avete anche deciso subito, avete deciso. Poi però da me comunque va seguito anche Giuseppe, no? Un pochino per tutta la pratica. Perfetto, come vi siete trovati con MDA? Bene. Che voto gli diamo? 10. Bene, sono contenta. Io vi auguro il meglio, vi auguro, Giorgio, ti auguro di passare tante ore felici in questa casa, solo momenti belli. Che è una bella casa, la prima casa, quindi importantissima, e vi auguro di comprarne tante altre. Speriamo. Così siamo contenti anche noi, no? Speriamo. Occorre domani un passaggio per una più grande. Assolutamente, qua dobbiamo pensare in grande, quindi assolutamente, vi aspettiamo. Bene, vi faccio tanti auguri, grazie mille di questa testimonianza. Grazie. Allora, grazie di averci accompagnato in una scelta così importante. Disponibilità e simpatia, non potevamo chiedere di meglio. Grazie Giorgia.